si possa chiamare in modo diverso da colpo di Stato quello che sta succedendo ad opera della sinistra in Parlamento, partendo da una sentenza politica che io ho definito una sentenza criminale, che punta a sottrarre al centrodestra un leader capace di fare vincere le elezioni al centrodestra. Berlusconi alla stretta finale, stamattina torna alla carica su Rai Radio 1, spara ancora zero richiamando il colpo di Stato come aveva fatto sabato scorso durante il suo comizio davanti ai giovani di Forza Italia. La guerra fredda con Napolitano del resto ora è diventata una guerra dichiarata, la dura nota di ieri sera dal Colle che esclude ogni ipotesi di grazia, l'ultima mazzata per il Cavaliere. E quel 27 novembre, giorno che segnerà l'uscita definitiva di Berlusconi dall'aula di Palazzo Madama, è ormai lì che lo aspetta. Quella arringa difensiva che non pronuncerà in aula perché, come ha fatto sapere, non si presenterà a Palazzo Madama, la sta di fatto spacchettando nelle varie presenze mediatiche che del resto aveva preannunciato. Oggi pomeriggio l'appuntamento è alle 15.30 con una conferenza stampa nella sede di Forza Italia, dove presenterà le nuove carte americane che dovrebbero discolparlo. La sentenza Mediaset grida vendetta davanti a Dio e agli uomini. Epifani dovrà vergognarsi finché campa di aver commesso un atto indegno, visto che la decadenza si basa su una sentenza che non sta né in cielo né in terra. L'affondo alla radio questa mattina nei confronti del PD. Berlusconi punta dritto contro quella che definisce una mostruosa macchinazione partita dal 94, concretizzata in 57 processi in cui, aggiunge l'ex premier, sono stato sempre giudicato da giudici di estrema sinistra. Ma Berlusconi non risparmia neanche l'ex Delfino e ora leader del nuovo centrodestra Alfano, che proprio ieri non solo ha annunciato che non parteciperà alla manifestazione di Forza Italia contro la decadenza in programma proprio il 27 novembre, ma che ha anche proposto a Letta un patto in 5 punti per il 2014, sancendo di fatto ancora di più un solco incolmabile con Forza Italia. Tutti potranno giudicare, tagliacorto il Cavaliere, che a questo punto è in procinto di collocarsi all'opposizione già dal voto sulla legge di stabilità. Ma è il ministro del nuovo centrodestra Lupi a replicare. Non penso che Berlusconi debba sentirsi tradito dal fatto che non scendiamo in piazza. Se le carte che presenterà serviranno a dimostrare la sua innocenza, il Senato dovrebbe rinviare la decadenza. Ma l'ingiustizia subita da Berlusconi non può mettere in crisi il governo. Sulla legge di stabilità Letta è pronto a porre la fiducia, ha fatto sapere poco fa il ministro Franceschini. Tra poco in Senato la conferenza dei capigruppo stabilirà tempi e modi delle due partite finali dell'ex premier in Parlamento, legge di stabilità e decadenza.